segue questi video. Qualcuno comunque c'è, pensavo che non li guardasse nessuno, invece qualcuno ho scoperto che li segue un po'. Magari la curiosità di vedere questa apertura IPO. E niente, oggi faccio un nuovo video dove inizierò con tre partite sempre prese dal libro della Difesa Ippopotamo 2.0 e Semi-Ippopotamo, che ha scritto Alessio De Santis, di cui la copertina qua sotto. Questo sempre per chiarire subito che non è farina del mio sacco, ma è un libro che ho comprato un po' di anni fa, l'ho già studiato, l'ho già letto più che studiato una volta. Adesso ho deciso di riprenderlo in mano e di ripassarlo un po', facendo anche degli streaming, in modo da spiegando, recependo meglio, diciamo, determinate cose, spiegandole magari a qualcuno che le sta ascoltando o le sta vedendo. Oggi ho deciso di passare alla trasposizione tra il centro classico dell'ippopotamo e quello siciliano. Ho già fatto vedere in due video differenti la trasposizione alla est indiana e alla difesa francese. Oggi passiamo al centro siciliano, mentre nel video di ieri avevo fatto vedere che poi nella realtà, soprattutto al mio livello, è molto difficile comunque seguire quello che è la teoria del libro, proprio perché il più delle volte si trovano dei giocatori che giocano completamente in modo diverso da quello che è la teoria del libro. Comunque oggi torniamo sulla teoria classica e la prima partita che l'autore del libro ci propone per questo tipo di capitolo è una partita tra Elias Miana e Carlos García Palermo, un grande maestro, quello che ha giocato col nero, quindi Carlos García Palermo, giocata a Buenos Aires nel 1988. Vabbè, come prefazione a questo capitolo l'autore scrive: in realtà dovrei parlare di spinta siciliana, poiché da C5 si originano diversi centri. La spinta tematica C5 è quella considerata più attiva e facilmente realizzabile nell'ippopotamo, poiché è un pedone che apre il gioco sul lato di donna, invece che sul settore dove deve finire al re. Anche se fosse realizzata in modo impreciso, fornisce chance pratiche al nero perché sfocia nelle attive posizioni del tipo siciliano. Diciamo, questa è la prefazione che lui fa al capitolo dedicato a questo passaggio al centro siciliano, considerata quindi questa spinta di C5. Quindi probabilmente sarà una spinta che comunque viene dopo il classico passaggio, diciamo, delle varie aperture classiche dell'ippopotamo, ma vedremo nelle partite quando lui farà queste spinte e come. Allora, iniziamo con questa partita col bianco, che inizia con D4 stavolta, e 6. Vedete che in questo caso la partita non inizia con il classico E4 G6 come abbiamo visto tutte le altre partite, o comunque quasi tutte, ma inizia con un D4 e 6. Bianco E4, quindi affiancamento dei due pedoni centrali. Qui il nero fa l'apertura B6, quindi il fianchetto lato donna, quello che è preferito da De Sandis, tra l'altro, mentre io normalmente gioco sempre questo. Poi G3, quindi la famosa difesa del pedone che sennò rimane senza protezione dal momento in cui nella mossa successiva il nero farà il fianchetto, l'attacco qua, quindi anticipa la mossa di difesa qui, e il bianco poi sviluppa il cavallo F3, D6, quindi coppia dei pedoni centrali, che abbiamo già visto, ma in questa apertura essere un must nella teoria sempre. E cavallo C3,
cavallo D7, quindi diciamo la parte a est già è parecchio sviluppata nel lato ippopotamo, manca solo questa spinta. Diciamo che da qui a est, scusa, a ovest è già bene che fatta. Poi abbiamo detto siamo alla mossa numero 6, quindi a 4, e che il bianco anticipa la spinta prima che il nero faccia a 6. Ovviamente nero fa a 6, diciamo che queste due mosse vengono fatte spesso e volentieri assieme. Rocco E7, quindi anche qui siamo arrivati alla posizione ippopotamo. Poi E2. Allora qua vediamo che il bianco, anziché sviluppare l'alfiere, queste caselle, già sposta il cavallo. Quindi questo cavallo già mosso in apertura, non, anziché sviluppare l'alfiere, porta il cavallo in E2, probabilmente per metterlo qua. Poi G6, quindi inizia la parte est dell'ippopotamo. C3, ecco, il cavallo l'aveva spostato così non tanto per metterlo subito qui, ma per dare la possibilità al pedone comunque di muoversi. In questo caso, anziché fare C4, quindi fare un centro di 3 pedoni, fa C3 e porta questa catena di pedoni da contrastare a questo alfiere, che probabilmente adesso muoverà, vediamo un po', no, infatti diciamo mette una bella un bello stop a questa diagonale. Poi cavallo G3, quindi effettivamente il cavallo poi l'ha portato qui, e H6, ecco qua. Quindi in questo momento, dopo 10 mosse, la struttura dell'ippopotamo è stata fatta. Quindi vedete che anche un 2470, questo grande maestro, ha utilizzato l'ippopotamo in questa partita. Adesso la partita va avanti, perché ovviamente è finito la teoria di base dell'ippopotamo, si deve cominciare a giocare la partita, e vediamo come viene giocata questa partita. E siamo arrivati all'undicesima mossa, quindi l'undicesima mossa, e il bianco sposta questo cavallo in D2, probabilmente per lasciare spazio a quest'altra spinta che lo stesso De Santis reputa come molto fastidiosa, F2-F4 contro l'ippopotamo. In questo caso, vedete, stranamente, perché normalmente in altre partite avevamo visto mosse come questa, vabbè, qui non tanto la spinta come questa. In questa partita invece il nero stranamente arrocca corto, quindi rientra in una situazione un po' diversa rispetto alle partite che abbiamo visto adesso, forse perché la batteria donna e alfiere, che di solito si formava qui in questo caso non c'è, quindi non c'è il pericolo di un attacco diretto da questa parte. E qui F3, non fa l'F4 come pensavo, si pensava all'inizio, ma fa l'F3, quindi propone una serie di catene pedonali qui su, diciamo, su caselle bianche per contrastare questo alfiere, qui per contrastare questo alfiere. E qui si entra nella tematica di oggi, cioè C5, eccola qua. Questa è la tematica di oggi: la spinta, dopo aver fatto l'ippopotamo e aver arroccato, il nero fa la famosa
cioè la famosa, la spinta C5, che è l'oggetto della chiacchierata di oggi, comunque del capitolo di oggi. Nella notazione dice: il bianco ha fatto tante manovre per creare un centro solido ma passivo. Il nero ha arroccato in sicurezza e ora esegue la spinta tematica considerata più universale, quella siciliana. Quindi lui dice: sì, ok, il bianco è stato bravo, si è fatto un bel centro tutto supportato, però non sta attaccando fondamentalmente. E quindi il nero cosa fa? Una volta sistemato il suo setup dell'ippopotamo, parte all'attacco con questa spinta C5. In questo caso il bianco ha catturato il pedone, mentre vediamo che nei consigli del computer che vi dà qua chess.com, in nessun caso è contemplata questa presa. È consigliato o quella di spostare il cavallo qua, o il cavallo qua, o addirittura il re qua. Quindi nella teoria del computer in nessun caso è contemplata la cattura. Questo è abbastanza curioso. Invece nella partita il bianco ha catturato, come dicevo anche in un'altra lezione, quando si spinge il pedone in C5, C7, C5 o F7, F5 e l'avversario cattura, è opportuno utilizzare il cavallo e non il pedone per la ricattura. Infatti vedete che è anche consigliato, è vero, è la stessa cosa, per il computer è la stessa cosa, però io vedo che spesso e volentieri invece nelle partite giocate con l'ippopotamo, ma probabilmente anche in altre occasioni, la ricattura viene fatta col cavallo in modo da poter minacciare subito la cattura di questo alfiere. E quindi fare magari perdere un tempo se il bianco non vuole perdere la coppia degli alfieri. In questo caso il bianco non ha nessuna intenzione di perderla, quindi sposta il suo alfiere in C2. E va bene, nella sua notazione dice: è già ora di fare un bilancio. Non ti sembra strana per essere una siciliana? Vabbè, non lo so perché non sono in grado di giudicarlo. Dice: sì, perché il bianco ha tutto fuori posto. Il centro con F3 è debole, dice. Ha molti pezzi non sviluppati e zero coordinazione. Non c'è da meravigliarsi se il nero dispone immediatamente della seconda spinta tematica che libera definitivamente qualsiasi formazione siciliana. Quindi lui fa un'analisi in questo momento, dice, sta criticando un po' la situazione del bianco, dicendo che i suoi pezzi non sono coordinati. Effettivamente, magari non, da ignorante, vedo che io non è che siano proprio il massimo. E quindi dice che la seconda mossa, dopo aver fatto il C5, la mossa successiva quella di D5. Qua dice: la struttura siciliana è perdurata solo un paio di mosse, ora il centro si dovrebbe dissolvere. L'apertura del centro favorirebbe i cambi dei pezzi e una possibile patta, ma il bianco gioca male. Quindi in questa occasione dunque lui dice: gioca D5 per cominciare a cambiare un po' di pezzi, aprire il centro e cambiare un po' di pezzi. Allora, in questo caso il bianco gioca B3, che comunque non era una mossa sbagliata, e anche il computer la mette come mossa buona. Il nero in questo caso non va a catturare per fare questa cosa, ma sviluppa la donna in C7, perché in caso di cattura, vediamo in caso di cattura cosa fa. Caso di cattura, ecco, questo è interessante perché il computer comunque ci dice che anziché prendere con la donna, con lo scacco, dice che è meglio prendere con B5.
questa è una cosa interessante da vedere. Magari è vero che c'è tensione tra questi due pedoni, però per il computer la migliore era quella di prendere col pedone e non con la donna. Non è stato il caso di questa partita, infatti dopo C7 il bianco ha giocato C2, no, C2, no, E2. Quindi mette la donna qui. Non mi chiedete perché, magari lo scoprirò dopo, ma non, forse può portare questo qua, forse, vediamo. E cavallo C6. Ah, ecco, questa mossa. Il nero fa questa mossa. Questo anche qua, anche qua mi piacerebbe saperle queste cose, perché comunque ovviamente questo qui non può andare, qui non può andare, e qui comunque è una posizione abbastanza critica, quindi mi piacerebbe vedere dopo dove lo mette. Qui il bianco cattura il cavallo, qui riprende col pedone e poi spinge F4. Dice: il bianco vuole creare complicazioni e minaccia F4 F5, che è l'altra spinta, potrebbe essere pericolosa, diciamo, per questo tipo di struttura. Ecco, in questo caso il bianco gioca F5, dice, come nell'attacco austriaco. Ovviamente così qui manca il pedone qua, che è già sparito, però diciamo che la struttura, comunque l'intenzione dell'attacco F5 F4 F5 c'è, quindi visto che è supportato anche dalla torre e dal cavallo, e come più volte lui ha scritto nel libro, quando l'avversario fa F4, bisogna in qualche maniera evitare di fare F5 e magari anticipare la spinta F7 F5, proprio per evitare questa avanzata di questo pedone che, come lui scrive, è una delle mosse più pericolose che il bianco può fare contro l'ippopotamo, comunque questo tipo di struttura. Poi E5 dice: stavolta il bianco ha interesse a chiudere per rallentare il gioco, quindi spinge e non apre la partita, e non apre il centro, proprio perché probabilmente ha i pezzi suoi piazzati male, quindi dice, non gli conviene aprire il centro, proprio perché i suoi pezzi non sono coordinati, nel senso che comunque mancano le mosse di questo tipo, oppure magari l'alfiere potrebbe puntare in qualche maniera tutti e due. Vabbè, poi la partita va avanti, non so nemmeno se c'è interesse andare avanti, visto che comunque abbiamo visto come la lezione, come sì, come la discussione di oggi era imperniata sul fatto della spinta C5 dopo l'apertura. Vabbè, possiamo qua se qualche mossa, così tanto per vedere, c'è questo A5, poi F2, D8, tutte mosse che sinceramente vanno sul medio gioco, cioè sono tutte mosse da medio gioco, e sinceramente con l'apertura dell'ippopotamo, diciamo, servono molto, molto poco. Qua si dovrebbe seguire, diciamo, questa partita se si ha interesse a imparare un medio gioco, comunque le strategie diverse rispetto all'apertura. Quindi io direi di soprassedere questa partita, anche perché finisce patta dopo 47 mosse, quindi non mi sembra il caso di dilungarmi. Ma quindi la cosa da memorizzare di questa partita rispetto all'ippopotamo è stato che dopo aver fatto
la struttura completa, il nero ha spinto C5, in questo caso il bianco ha catturato, quindi non ha chiuso come in una, come esempio nell'est indiana. Abbiamo visto che c'era la spinta e la spinta, quindi est indiana. Qui invece ha giocato, ha preso, e il nero ha utilizzato il suo cavallo per, diciamo, chiudere, riprendersi il pedone. Vabbè, qui poi è spostato. Ecco un'altra cosa interessante, la spinta di 5 dopo aver fatto questa mossa. Un'altra cosa interessante, perché in questo caso una cattura del bianco avrebbe portato a la variante o questa o questa. Infatti vedete che in nessuna delle tre migliori mosse il computer dice di prendere quel pedone. Quindi secondo me la cosa importante da memorizzare in questa situazione dell'apertura è proprio questa: prima la spinta C5, in caso di cattura, catturare col cavallo D7 C5. E successivamente, visto che lui perde il tempo a spostare l'alfiere, spingere con D5. E se lui dovesse prendere, si riprende. In questo caso il computer ci dice che è meglio prendere col secondo cavallo. No, dice quell'alfiere. Vabbè, comunque siamo abbastanza pari. Ma invece, nel caso invece non dovesse prendere, come consigliato, diciamo, dalle due mosse migliori del computer, quindi lui parla di un B3, come poi è successo in partita, ecco, in questo caso non prendete questo cavallo, ma sviluppate in questo caso la donna su questa colonna. Come ho detto, se dovesse prendere, prendete col pedone. Consiglio il pedone. Dato che questo è il passaggio, secondo me, da memorizzare di tutta questa partita. Bene, come seconda partita invece, l'autore propone, e secondo me sono forse le più interessanti, le partite che ha giocato lui, perché ovviamente, avendole giocate lui, mette molte più notazioni riguardo alle mosse che ha fatto, quindi diventano molto più interessanti anche i ragionamenti che ci sono dietro le varie mosse. Quindi quando vedo le partite che ha pubblicato lui, mi piacciono di più, proprio perché oltre che mostrare la mossa, ragiona anche, visto che ha scritto il libro, ragiona anche sul perché ha fatto le cose, quindi diventa più interessante per me capire determinate logiche. Allora, in questo caso lui fa vedere una partita che ha giocato nel 2011 a Pieve di Cento contro Girolamo Valguarnera, che era un 2000, maestro 2131 di Elo, di un buon livello, e vediamo un po' com'è stata giocata. Quindi E4, B6, come ha detto lui gioca sempre B6, D4, B7. Ovviamente attaccando questo D2, quindi ecco, in questo caso il bianco difende questo pedone facendo questa mossa, quindi non sviluppando qua o portando l'alfiere qua, ma portando il cavallo in D2 per difendere e lasciando lo spazio comunque per fuori all'alfiere, perché anche qua, ma no, e qui diciamo si è lasciato. La differenza è che qui si è lasciata la possibilità di spingere questo pedone, qui o qui, mentre facendo ovviamente C3 avrebbe chiuso lo spazio ai pedone. Dunque, qual è la logica di questa mossa effettivamente? E vabbè, E6, giusto? Sì. Quindi spazio per il cavallo. F3, questo, poi G6, attaccando
apertura dell'altra parte, D3, sviluppo dell'alfiere, sempre difesa di questo, G7, arrocco, queste tutte mosse abbastanza che ormai abbiamo già analizzato e visto, E7, donna E2, con l'intenzione, ecco, l'altra volta una partita l'avevo visto fare cosa e non riuscivo a capire la funzione, invece in realtà è lo stesso ragionamento che si fa quando si tenta di sfianchettare con l'alfiere donna da questa parte. Questa volta invece si potrebbe tentare di sfianchettare questo nel caso il cavallo si dovesse spostare. In questo caso è difeso da due pezzi, quindi non, la mossa al momento non ha senso, ma se il cavallo dovesse spostarsi lo sfianchettamento diventerebbe possibile. E poi siamo arrivati a non e 2. Ecco, in questo caso lui ha arroccato. Ecco, una delle partite dove lui ha arroccato prima di fare l'ippopotamo completo. E anche questa cosa qui dell'arrocco prima dell'ippopotamo, secondo me, è una cosa che chi ha intenzione di giocare l'arrocco l'ippopotamo deve comunque capire bene, perché vede che non è automatico fare tutto l'ippopotamo senza arroccare. In questo caso lui ha deciso di arroccare, perché probabilmente la posizione dei pezzi bianchi suggerivano di arroccare. Quindi in questo caso lui, diciamo, ha deviato da quello che è l'ippopotamo classico. Poi E1, D6, quindi comunque centro pedoni, si guardano da lontano, C3, ecco qua la difesa, la catena pedonale contro l'alfiere, C5, ecco qua, dice, ecco la spinta siciliana con cui devio in una forma di semi-ippopotamo simile alla Reti in contromossa. Quindi vedete che lui non ha fatto questa spinta e questa spinta ancora, non ha ancora sviluppato il cavallo, ma in questo caso ha fatto la spinta C5 subito. Questo è, diciamo, è un semi-ippopotamo proprio perché non ha finito di fare tutta la struttura classica dell'ippopotamo. Allora, poi il bianco decide di catturare. Che in questo caso non c'è il cavallo come prima che prende e minaccia l'alfiere, e vediamo come risponde. Dunque, il bianco cambia subito in C5 per costringermi a catturare su questa casa con un pedone, mentre se riuscissi a catturare con D7 C5, esatto, otterrei una siciliana a tutti gli effetti. Lui prende e dice: comunque, dal mio punto di vista, mi rafforza al centro. Quindi comunque alla fine lui non è dispiaciuto, anche se vediamo che la valutazione del computer è sempre abbastanza a favore del bianco. Il bianco fa C4 col cavallo, però. Cioè, questa mossa invita la mia espansione con D5. Nel caso avesse fatto C4, io avrei giocato il cavallo in C6 qua, con invasione sulla casa debole D4 qua. Quindi questa è una cosa interessante da osservare. Quindi spinta di C5, cattura, ricattura. Questo qui due opzioni: nel caso di spinta di questo pedone, cavallo, nel caso invece, come è stato giocato in partita, di cavallo C4,
Lui dice, come nella partita precedente abbiamo visto, D5 con ovviamente attacco, pedone e cavallo. Dice D5, con l'esecuzione di questa seconda spinta centrale, il nero ottiene quasi sempre la parità a causa della presenza del cavallo C4, quindi di questo. Il bianco non può spingere E4 e 5, quindi non può fare questa mossa ovviamente. Quindi deve decidere o di spostare il cavallo o di catturare. In questo caso, ovviamente, come consigliato anche dal computer, lui cattura. Lui dice: non posso catturare con questa mossa a causa del cavallo in presa in E7, perché ovviamente donna, donna, donna. Quindi in questo caso è obbligato a prendere con cavallo. Il bianco risponde con alfiere G5, quindi sviluppa l'alfiere nella casella attacco qua. Anche perché minaccia la donna e comunque le varianti sono o questo col cambio degli alfieri eventualmente, o la spinta qua ma indebolisce tutto, oppure tornare indietro col cavallo, ma non credo che abbia senso. Vediamo un po' come è andata. Il nero non ha fatto altro che effettivamente spostare la donna e svilupparla sulla sua casa naturale, quindi diciamo senza fare tante tante mosse strane, semplicemente spostato la donna. E cavallo F e 5, giusto? Sì, qui, ecco questa mossa qua, con diciamo attacco, controllo di queste case fondamentalmente, buona spina nel fianco, anche perché in caso di cattura ci sarebbe la ricattura. Non può fare così perché è coperto da questo, quindi diciamo che è un cavallo messo in maniera un po' fastidiosa. E lui decide di giocare cavallo C6, eccolo qua, proprio per attaccare questo cavallo fastidioso. Dice: penso che la posizione sia in parità e mi appresto a eseguire alcuni cambi in E5. Vabbè, già potremmo fermarci anche qui, nel senso che comunque abbiamo visto che l'apertura siciliana è avvenuta prima. Adesso vabbè, se vogliamo vedere un paio di notazioni andando avanti. Dice: per qualche motivo il bianco non si accontenta di entrare in un finale pari e vede una combinazione scorretta, ma bisogna stare attenti. Vediamo questa combinazione, così vediamo se impariamo qualcosa. Cavallo F7, quindi in effetti anziché prendere questo e cominciare a cambiare i pezzi, lui cosa fa? Cavallo F7, quindi prende questo pedone. Il nero fa di F7. Attenzione che comunque, come ho detto prima, il bianco è un 2100, un maestro, quindi non è un babbeo che dice vabbè, sai che si è buttato i pezzi addosso, quindi probabilmente se ha visto catturare questo, probabilmente avrà visto qualcosa, come dice l'autore del libro. Poi ok, donna per E6, ecco perché ha fatto questa cosa, quindi per attaccare fondamentalmente tre pezzi. Quindi cavallo F4, quindi il nero sposta questo cavallo qua, che teoricamente, se
sembrerebbe presa, ma la donna lo difende e attacca questo e questo. Con questo contrattacco minaccia di togliere l'alfiere D3, ok, e costringe il cambio dell'altro alfiere. A questo punto il bianco siamo arrivati qua, dunque alfiere per F4, alfiere per F4, quindi bianco che cattura il cavallo che dava fastidio, però ha dovuto sacrificare questo alfiere campo scuro. Dice, con l'attacco al pedone F2 guadagna un tempo. Ah, ok. Quindi attacco F2 coperto da questa torre. Dice, guadagna un tempo. Il bianco gioca cavallo D6, quindi comunque si butta all'attacco. Bianco non si scompone e va avanti per la sua strada. Pensava che se avessi mangiato in F2, quindi qua, poi avrebbe avuto un attacco vincente con la successiva torre F1. Quindi una cosa di questo genere. Diciamo, ma si sbagliava. Perché infatti cosa è successo? Che ha fatto cavallo D8. Quindi ha portato il cavallo qua minacciando la donna. Questo poteva essere qua, però c'è la donna, no. Quindi impreso, quindi D8, donna E8 con lo scacco, torre F8 e cavallo B7, quindi prende l'alfiere. Il nero cerca di conservare l'iniziativa sacrificando la donna. Quindi donna per F2 scacco. H1. E dice momento critico. Adesso sono abbastanza curioso di capire qua come va a finire, perché comunque è bella tosta sta partita. Comunque ci sono una serie di mosse da vedere. Quindi cavallo per B7, dice, torre per E8 sarebbe stato sbagliato, dice. C'è una mossa di questo tipo, dice, vediamo un po', analizziamo questa. Quindi torre, però, che sembrava la donna in presa. In realtà vediamo un po' come va a finire. Torre per E8, dunque vincente per il bianco perché fa torre per E8, ok. Alfiere F8, quindi a proteggere il re, ma... Ah, ok, fa F1. Il re... No, F1 ca un corno. Ciao, da uno dei miei tanti zii dei due manuali di Cesare, sono datati in... Questi manualetti non citano... Vabbè, certo, ma sono quelli del dottor Adam di Francoforte, comitato... Ah, poi allora finisco questa partita qua, tanto è finita, e poi ti leggo un po', perché lui nel libro comunque scrive l'evoluzione dell'ippopotamo. Adesso aspetta, fammi vedere questa cosa qua che mi interessa capire come andava a finire sta partita. Scusa, diceva E8, E8. Ah, ecco qua, perfetto, F1, eccola qua. Protetto da questo era protetto, quindi a questo punto lui mangiava però perdeva quello.
Ok, quindi facendo così lui obbligava donna a spostarsi eventualmente e rischiava qua. Comunque, vabbè, qua mangiava qui. Li mangiava così. Spostava. Mangiava. Spostava. E tornava là. Ah, vedi. Queste qua sono tutte combinazioni che però qua fa la differenza tra quelli bravi e quelli scarsi come me, voglio dire. Quindi, torniamo a questa, quindi tutta questa storia qua l'abbiamo vista. Allora, torniamo alla mossa, quindi B7, che era la ventesima, quindi la cattura dell'alfiere, il nero ricattura, giusto? Sì. Poi donna E6, scacco, H8, rimango con un pezzo in più e una partita vinta. Ah, ok. Quindi, vabbè, fa poi la partita va avanti ancora un po' di mosse, la 37esima, però dice che beh, al suo livello avere già un pezzo in più, basta e avanza per vincere la partita, ok. Quindi, no, mi interessava perché era arrivato in un punto abbastanza bello da vedere. Cioè, soprattutto questo sacrificio di cavallo, volevo capire che senso avesse, perché sembrava una stupidaggine, invece abbiamo capito che era fatto per questo motivo. Lui però ha fatto questa risposta che l'ha messo poi in crisi, perché ha dovuto sacrificare uno dei due alfieri. Ok. Vabbè, comunque tornando alla chiacchierata di oggi, avete visto che l'autore in una sua partita non ha giocato l'ippopotamo, ma un semi-ippopotamo, da proprio partire da questo momento, quando ha arroccato qua, normalmente invece l'ippopotamo non si arrocca quasi mai, comunque molto tardi. Invece nella sua partita ha arroccato subito, comunque abbastanza dopo l'ottava mossa, quindi è già ha deviato da quello che è l'ippopotamo normale. E soprattutto non l'ha nemmeno completato con mosse di questo tipo, ma ha sparato subito un C5, che era un po' il discorso del centro siciliano che stavamo parlando oggi. Vabbè, con la cosa, ecco, qui in questo caso, mentre nella partita di prima il nero aveva il cavallo già qui e aveva preso qua, in questo caso non ce l'ha e in questo caso non si prende col pedone centrale, ma con quello della colonna B. Come abbiamo visto qua c'erano due opzioni, o il cavallo o la spinta in C4. Nel caso di spinta C4 il cavallo usciva e andava a occupare questa casa. In questo caso invece ha spinto, ha messo il cavallo lì e lui ha spinto il pedone in D5 per obbligarlo a catturarlo, perché non poteva spingere perché aveva preso il cavallo. Vabbè, qua sarebbe da approfondire se avesse spostato il cavallo qua. Ecco, non avrebbe dovuto prendere neanche il nero. Vabbè, qua sarebbero tutte cose da approfondire nel caso appunto avesse fatto questa mossa. Il nero cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto tranquillamente sviluppare di 7 e andare ad attaccare, eventualmente fare il cambio. Però sono tutte poi diramazioni che andrebbero approfondite. Io sto seguendo un po' il testo per far capire alcune cose, ma sarebbero tutte cose da vedere, perché non è detto che poi trovi una partita dove uno ti fa la mossa che hai studiato qua. Perché in questo caso, vabbè, lui ha preso e quindi prendendo, diciamo, ha fatto tutta una sequenza che abbiamo visto, ma nel caso invece lui non avesse preso, avesse spostato questo cavallo, la partita va avanti in una maniera diversa. Vabbè, comunque abbiamo visto anche questa. Allora, prima di far vedere l'altra, aspetta, fammi vedere Federico, perché lui, andiamo un po' verso l'inizio del libro, fa tutto un excursus di questa difesa, perché difesa effettivamente
Vediamo un po' se lo trovo al volo. No, queste sono le partite che ho fatto vedere. Vabbè, questo dell'idea della difesa ippopotamo, primo scopo, la teoria, la lettera del libro, ok, abbiamo visto. Dice, un'apertura didattica ti insegna a giocare, ok, vediamo un po'. No, ho visto che c'era, spinte tematiche. Vediamo un po' se trovo dove. Aspetta, prima che perdo il segno qua, se trovo dove fa un po' la storia dell'ippopotamo, portando questi ippopotami famosi, vabbè, questo non ci ne frega niente. A storia e sviluppo dell'ippopotamo, ecco qua, ecco, parte, lui parte da una prima partita del 1843 a Parigi, poi fa vedere una partita a Londra del 1849, già fa vedere una serie di movimenti che possono assomigliare all'ippopotamo, poi fa vedere una partita del 1851, del 1862, quindi già nel secolo scorso, 2 secoli scorsi, perché ormai siamo nel 2000, fa vedere dei primi, fa vedere dei primi. No, e allora, a parte che ti dico, le mosse iniziali, queste qua 11, sono proprio quelle standard. Io ti posso dire che comunque non è facile arrivarci a farle tutte, perché per poter farle tutte, in pratica devi avere il bianco che ti gioca in maniera proprio standard. E invece, ad esempio, lui ha visto nella partita che ha giocato adesso, vedi che l'ippopotamo l'ha giocato fino a un certo punto, poi infatti io mi ricordo che lui aveva scritto un libro che io non ho, che era sull'ippopotamo nel 2000-2005, mi ricordo bene, e aveva scritto solo dell'ippopotamo e praticamente era stato confutato su parecchie cose, cioè comunque si era dimostrato che un'apertura che è giocata in quella maniera sempre aveva comunque dei punti deboli, e infatti lui ha riscritto lo stesso libro però con le varianti semi-ippopotamo in questo caso, e quindi ha fatto in modo che nelle partite dove veniva confutato questo ippopotamo, dicevo: ok, è vero, se io lo faccio fino alla fine con il vostro sistema io le perdo, però in questo caso io cosa faccio? Sì, però ecco, c'è scritto anche questo, però secondo me quel bianco perde il vantaggio di giocare per primo, fondamentalmente, perché è molto lenta, mentre sai benissimo che negli scacchi il vantaggio del bianco è quello di poter partire lui per primo e di aggredire l'avversario. Quindi, essendo una difesa abbastanza lenta e passiva, è molto più adatta al nero, perché diciamo che è una specie di catenaccio, un po' quando si fa il paragone col calcio. È un po' tutti in difesa, poi contropiede, è più o meno una cosa simile anche questa. Quindi, se giochi in casa, è difficile che fai il catenaccio, almeno che non sia un giocatore molto più forte di te. Mentre si adatta molto al nero proprio perché lascia l'iniziativa al bianco. E vabbè, se il bianco è un top e non sbaglia nulla, probabilmente alla fine rischi che magari la perdi, perché comunque il fattore spazio, il fattore, diciamo, aggressività, iniziativa alla fine si fa sentire. Però stiamo parlando di livelli molto alti, ma a un livello un po' più basso è difficile che il bianco conosca tutte le mosse e contromosse contro questo tipo di apertura. Tant'è che un amico mio ieri mi ha scritto che c'è uno streamer americano, uno di questi che gioca a scacchi abbastanza bravo, che ha detto che in pratica l'ippopotamo serve per scovare i cheater, nel senso che, essendo un'apertura un po' così strana, se uno sa giocare perfetto contro l'ippopotamo, vuol dire che sta utilizzando il computer. Quindi
perché solo il computer riesce a fare tutte le mosse precise e perfette da giocare contro l'ippopotamo. Altrimenti, essendo un'apertura poco conosciuta, prima o poi il bianco comunque qualche imprecisione la commette, capito? E quindi ha detto: io la utilizzo per vedere se uno sta imbrogliando, perché comunque, mentre in una difesa classica, una magari è specialista in un'apertura e quindi sa tutte le varianti, che ne so, di una spagnola, di una siciliana o quello che è, e quindi potrebbe essere anche bravo perché magari le sa a memoria tutte le varianti fino a 20 mosse, quindi potresti trovare anche quello che veramente le sa. Contro l'ippopotamo non è così, perché dunque, beh, di questa difesa io finora ho mostrato i tre centri su cui può derivare, nel senso che tu, una volta che hai fatto il setup iniziale, avevo mostrato che puoi metterla come est indiana, come francese e oggi come siciliana. Però ti stavo dicendo che quando ho iniziato a fare questo video, i centri che possono derivare, ce ne sono molti, perché dice centro di tre pedoni, attacco austriaco, centro di pedoni neri H6, G5, utilizzo posizione Benoni, centro di quattro pedoni, centro di un pedone, super ippopotamo, cioè comunque il tuo problema, tra virgolette, è dato dal bianco, cioè dipende dal bianco come decidi di giocarti contro. Infatti poi, andando avanti nei capitoli, lui fa vedere come sviluppare l'ippopotamo sulle aperture classiche, diciamo quelle normali che vengono giocate, e lui invece, ho visto in questo libro, si concentra molto sull'attacco austriaco, cioè sui tre pedoni messi in questa maniera del bianco, perché era una delle critiche che gli era stata mossa nel primo libro. Infatti il grosso problema dell'ippopotamo è la spinta del bianco F4 F5 con lo sfondamento qua, e quello, diciamo, è stata sempre una mossa critica. Quindi in questo libro lui, oltre che a descrivere le varie aperture, diciamo, controbattere le varie aperture classiche, e si sofferma molto sull'attacco con tre pedoni, o addirittura con quattro pedoni, che potrebbe essere l'attacco più pericoloso che il bianco può fare contro una difesa passiva. No, no, questa, allora, teoricamente è abbastanza chiusa. Poi, come ho iniziato a intravedere nelle partite, non è nemmeno detto che si arrivi a farla, perché, come abbiamo visto in questa partita qua, lui ha iniziato a giocare l'ippopotamo, ma in realtà, vedete, già all'ottava mossa lui qui fa l'arrocco. Quell'arrocco già non fa parte dell'ippopotamo classico. Nel ippopotamo classico tu arrivi all'undicesima mossa dove non hai ancora arroccato, perché potresti arroccare anche lungo. Invece lui già qui non fa tutte le mosse dell'ippopotamo, probabilmente perché dalla sua esperienza, visto che lui la gioca spesso e volentieri, sa che in un setup come questo del bianco, quindi quei due cavalli qui con l'alfiere qui, con i due pedoni qua, con questo alfiere chiuso, con la donna messa così che cerca di sfianchettarlo, non vale la pena aspettare e fare le mosse classiche per fare in modo che lui non si sviluppi. Ma lui qui cosa fa? Parte direttamente, dopo aver fatto questa, quindi messi i due pedoni qua centrali, non fa questa, questa e questa, che sono le tre mosse classiche dell'ippopotamo. Lui spara subito questa mossa, cioè la siciliana, cioè dice il centro siciliano, cioè la spinta C5, che è una di quelle mosse che tu fai dopo aver completato il tuo setup. Qui diciamo che
non è assolutamente detto che tu debba arrivare all'undicesima mossa con quel setup. E io posso dirti che poi anche nel libro, quando fa gli esempi del semi ippopotamo, e ci sono tantissime partite che in realtà non lo fai quasi mai. Diciamo, l'idea iniziale è quella di partire con quel tipo di struttura. No, in questo caso sì, però in molte altre partite invece lui cerca di lasciare chiuso il centro. Lui in questo momento spacca il centro, ma perché? Perché lui è già arroccato, quindi rientra, diciamo, in un altro tipo di partita. Ma quando lui gioca l'ippopotamo classico, quindi non arrocca, il centro non lo spacca mai, lo tiene sempre legato, perché l'idea è proprio quella di attaccare o lato re o lato donna e cercare di chiudere il centro. Quindi non è così monotono come uno potrebbe pensare. Cioè, uno vede 10 mosse, 11 mosse, sono sempre uguali, è sempre la solita partita. No, in realtà tu puoi tranquillamente rientrare in tante altre aperture, altri tipi di partite. Infatti non è così banale come uno potrebbe pensare. Cioè, io poi leggendo un po' il libro, un po' anche utilizzandolo e vedendo anche giocare gente forte che la gioca, cioè alla fine non è roba per principianti, non è solo roba, dice vabbè, questo qua non sa giocare, fa ste mosse tanto perché non sa studiare o cose, no? Non è proprio così. Ah, buongiorno Gino, oggi mi onorate della vostra doppia presenza, cioè io comincio a diventare punto di riferimento, perché non so se è un bene o un male, di qualche giocatore, capito? Tutto bene? Sì. No, stavo spiegando a Federico qua, che è un mio assiduo frequentatore, un po' su questa apertura che sto spiegando in questi giorni, e stiamo un po' discutendo sul tipo di difesa che può essere questa, capito? E quindi sì, il centro, sì, ovvio, nei principi generali del chi controlla il centro vince. Però io, come ripeto, io faccio vedere queste partite o questi video più che altro perché voglio ripassare io un po' il libro, un po' di teoria, un po' per far magari incuriosire qualcuno che la sta vedendo, perché magari non è facile trovarla in giro, un po' come l'ho scoperta per caso io, magari la può scoprire qualcuno. E secondo me a un livello, cioè io all'inizio pensavo fosse un livello basso come il mio, ma in realtà poi andando a scovare sui libri, ma anche nelle partite online, vedo che comunque viene giocata anche da giocatori che sono forti. Ovviamente la differenza poi la fai nel medio gioco e nei finali. Cioè io ieri ho fatto vedere ieri sera, quando ho fatto vedere i video delle mie partite, alla fine ho scaccomato in uno e non riuscivo a vederlo. Quindi là non è un problema di teoria di ippopotamo, è un problema proprio di deficienza del gioco, capito? Ti mancano gli elementi. È ovvio che i grandi maestri poi le castagne dal fuoco le tirano fuori perché sanno giocare, non tanto. Dove sta il colpo del nero? Cosa significa dove sta il colpo del nero? Cosa intendi? Cioè non ho capito cosa intendi per il colpo del nero. La fucilata, ma non credo che sia. Io non credo che abbia l'arma segreta. Come dicevo prima, la fucilata ce l'ha dal momento in cui il bianco sbaglia. Perché non ha mosse forti, perché in realtà, come ti dicevo, è un setup che si adatta al bianco, e quindi poi in base a come si muove il bianco è come dire la mossa forte di un, ma non, secondo me non esiste
anche queste cose qua, vedendo anche gli scacchi, ma in qualsiasi apertura, comunque non, l'apertura secondo me non è da pensare come, questo non solo io, perché ovviamente ti ho detto, io non sono uno che può dar lezioni, però sentendo anche gente più brava di me spiegare, in realtà l'apertura è un pavimento dove tu costruisci la casa. Quindi l'apertura ti serve per darti una struttura, delle fondamenta su cui sviluppare la partita. In questo caso questa apertura viene detto quasi universale, perché porta, diciamo, i pezzi in una certa maniera, ma è molto flessibile perché si adatta alle giocate che può fare il nero. Ovviamente poi, se il nero ti gioca in una certa maniera, tu rientri in altre aperture e tu devi comunque saper giocare anche le altre aperture. Cioè non è che se tu studi l'ippopotamo automaticamente hai imparato come si gioca a scacchi. L'ippopotamo ti dà una base su cui iniziare la partita col nero. Poi, in base a come gioca il bianco, ti devi saper adeguare. Detto, io ho fatto vedere le partite che ho giocato io, che ho fatto vedere ieri per conto mio. Io non sono mai arrivato ad avere un avversario che mi fa questo tipo di struttura. Perché? Perché ho visto che chi fa questo tipo di struttura sono giocatori che hanno un certo livello di istruzione scacchistica. Quelli che giocano al mio livello, magari è gente che ti spara addosso i pezzi così, attacca a sprombattuto, ma è che a un livello alto non vedi. Quindi sui libri tu vedi il bianco che ti gioca in un certo modo, e quindi il nero può giocare il suo ippopotamo con quelle sue mosse tranquille. Quando giochi a livelli bassi è difficilissimo trovare quello che capisce strategicamente perché un pezzo va in una maniera o nell'altro posto. Quello dice: ok, questo non spinge, allora spingo io, buonanotte, capito? Senza magari pensare perché sta spingendo, ma dice: devo spingere perché so che ho il bianco e devo aggredire, punto. E quindi non è nemmeno facile giocarla sempre, capito? E quindi ho detto: non credo che il nero in questo caso, ma anche in altre aperture, abbia il colpo del capo, perché che ne so, io giocavo ad esempio col nero, giocavo la Caro Kann, ma anche quella non è che ha un colpo che dice che è un colpo ad effetto, è un'altra difesa che si adatta a determinate caratteristiche del giocatore. Ovviamente io sono un giocatore che magari piace di più difendermi e cercare magari il contropiede, magari per uno invece a cui piace giocare all'attacco sicuramente non si adatta, capito? Quindi non credo che esistano difese che hanno il colpo da KO, capito? Sono tutte difese, anche perché la maggior parte delle difese sono tutte talmente studiate e analizzate che solo a basso livello possono sorprendere un avversario, ma ad alto livello, cioè, i professionisti, comunque i maestri, ti conoscono un bel po' di aperture e un bel po' di varianti a memoria, che è difficilissimo sorprendere, voglio dire. Infatti, magari se giocano contro uno scarso, conoscono talmente bene determinate cose che non hanno problemi. Ah, grazie del supporto, Gino. No, comunque io, cioè, ne sto parlando, vedete, guarda, io non sono uno che può insegnare qualcosa, cioè sto parlando un po' di esperienza così personale di quello che ho imparato in questi anni, come appassionato, capito? Però ho visto che a grandi linee questa è la situazione, cioè comunque questo è anche l'insegnamento che ti danno anche persone che magari sono a un livello molto superiore al mio. Cioè, io anche come principiante soprattutto mi ero comprato un libro di non so, delle aperture, che è grosso come non avrà, boh, non so quante pagine, c'erano su tutte. Esatto.
Avevo questo libro con tutte queste aperture perché mi ero messo, dico sì, adesso studio aperture, e poi alla fine invece ho capito che sono stati soldi buttati, tra virgolette, perché se tu già sei capace di giocare 5, 6, 7 aperture, sei già uno bravo, perché comunque giocare un tot di aperture con le varie varianti fino a un certo livello già vuol dire che sei uno che sta studiando. Infatti io, una volta che ho capito quello, che cosa ho fatto? Ho fatto una scelta molto drastica, sicuramente non consigliabile a chi vuole imparare a giocare a scacchi seriamente. Ah, mi basta e avanzi il resto, non faccio disegno. Ok. Ah, quindi tu hai un approccio un po', diciamo, un po' diverso, nel senso che comunque. Vabbè, dici che è immondizia. Guarda, io ti posso dire per la mia esperienza che alla fine, secondo me, soprattutto a livelli bassi come i miei, se uno riesce a imparare un paio di aperture col bianco e saper rispondere, diciamo, a E4, D4 del bianco, secondo me già basta e avanza. Anche perché ormai ho imparato che la differenza poi la fai prima cosa a non mettere i pezzi in presa. Già quello ci vuole un po' di esperienza, perché tante volte si fanno degli errori madornali. Poi, una volta che si è imparato a non mettere i pezzi in presa, allora si comincia già magari a ragionare su qualcos'altro, però penso che prima di andare a studiare tutte le varianti di un'apertura ci siano dei temi molto più importanti da approfondire, i vari finali o quello che può essere, cioè i finali addirittura secondo me sono altrettanto importanti. È vero che soprattutto online difficilmente si arriva fino alla fine, cioè è difficile arrivare a fare un finale di soli pedoni o torre pedone, perché magari molte volte o si finisce il tempo o l'avversario appena magari è sotto molla, o addirittura proprio non si arriva alla parità, proprio perché si è talmente scarsi che prima o poi qualcuno qualche pezzo ce lo lascia, insomma. Però secondo me i pedoni, scusa, i finali sono altrettanto importanti, perché nel caso si debba arrivare veramente un finale, sapere cos'è l'opposizione, o sapere come si muovono il finale, non so, torre pedone contro torre, avere un pedone in più che sembra una cavolata, in realtà quelli bravi ti riescono a vincere la partita, oppure anche sapersi difendere in quella maniera lì, perché magari delle volte si arriva in una posizione di stallo o di patta o di ripetizione che su partite magari già perse. Secondo me anche quello è importante conoscere. Però sai, il mondo degli scacchi è abbastanza vasto. Vabbè, niente, qui mi hai fatto andare avanti con un discorso che non c'entrava nulla con l'apertura di oggi. Comunque vabbè, ne ho fatto già vedere un paio, adesso voglio vedere, fare ancora una partita eventualmente sempre di De Santis, facciamo questa che è, diciamo, la terza partita che volevo analizzare oggi. De Santis, che ha giocato contro Olga Zimina, che è un grande maestro femminile, e giocata a Spoleto, un master, vediamo un po' come invece questa terza partita lui la descrive. Allora, sempre E4 in bianco, sempre lui B6, D4, vedete, D7, poi D3, vedete che quelli bravi alla fine più o meno iniziano sempre nella stessa maniera. Probabilmente trovi uno scarso, già ti fa un'altra mossa che non c'entra assolutamente niente, quindi tutto quello che tu vai a studiare è buonanotte, insomma, capito? Ti devi saper adeguare poi. Qui stiamo studiando, diciamo, la teoria di quelli che sanno giocare, insomma. 6, 3,
G7, quindi due fianchetti che attaccano tutti e due sul centro. Arrocco D6. Vedete che in questo caso lui ha un po' cambiato l'ordine delle spinte dei vari pedoni, non fa sempre la stessa. Ad esempio, molte volte dopo l'apertura del fianchetto qua, lui spingeva questo per mettere questo qua. Questa partita invece fa tutto diversamente. Quindi non è proprio così categorica la giocata dell'ippopotamo, cioè si può già variare, comunque la struttura rimane più o meno quella, ma messa in sequenza diversa. 6, poi E1, vedete, in questo caso lei mette qua, questo subito, ad esempio qui lei spinge subito la torre su questa colonna prima di andare a sviluppare magari gli altri pezzi leggeri. E6, quindi sempre la coppia dei pedoni centrali, dunque, ecco, in questo caso lei sviluppa questo cavallo in D2 per lasciare il confine tra tu, sì, aspetti, ma guarda che se tu guardi le partite ad un certo livello, è difficile che una delle due parti entri dentro nella metà dell'altro se non ha già un piano coordinato. Perché tu vedi certe partite rimangono per parecchie mosse a giocare nella propria metà, è difficile entrare dentro in quello dell'altro, eh? Entrano solo quando effettivamente sono abbastanza sicuri di quello che stanno facendo. Mentre se tu giochi a livello basso, questo problema non ce l'hanno. Vengono dentro, boom, ti buttano tutti i colpi, poi se la partita, se gli va bene, hanno vinto, se sbagliano, hanno perso, basta, chiudono, hanno perso la partita, avanti la prossima. Cioè, diciamo che è il mondo degli scacchi è anche questo, cioè c'è chi gioca perché, a cui piace giocare, e quelli che invece vengono dentro, magari. Ho visto tipo ultimamente stanno facendo queste specie di tornei al volo da punteggio, quindi uno cosa fa? Per fare punti viene dentro, gioca una partita, spara ai pezzi, se gli va bene guadagna i punti, se invece perde non ha perso nulla perché ha perso la partita ma non perde punti e ne fa un'altra, punto e basta. Però diciamo che io le utilizzo anche per comunque per imparare a giocare partite fuori dagli schemi, perché comunque devi sapere imparare a giocare anche contro persone che non giocano come da libero. E gli scacchi sono fatti anche per questo, cioè non è che si deve giocare per forza con gli schemi dei libri. Questo lo fanno ad alti livelli perché sanno giocare e sanno giocare contro quelli scarsi perché hanno altre nozioni. Io tante nozioni non le ho e quindi mi devo adeguare un po' con tutto. Poi un po' di 7. Dopo di 7 cavallo F1. Ah, ecco qua, vedete, già lui sposta questo. Vedete che qua ha lasciato libero comunque questo pedone qua e probabilmente questo lo mette qua. 1 e 7, quindi coppia di cavalli qua dietro, pedoni, ma voto 10, va, lasciamo perdere. Poi C3, quindi ecco qua, famosa catena, A6, quindi a questo punto, ecco in questo caso, vedi lui e la De Santis contro la Zimina che aveva questo setup ha fatto quasi tutto l'ippopotamo senza, diciamo, deviarlo, quindi non ha fatto l'arrocco come prima e non ha fatto la spinta subito come aveva fatto prima. In questo caso l'ha fatta. Dimmi Gino, il bianco
questa partita, vediamo chi sconfina per primo. Ah, ok, una cosa tra voi due, adesso vediamo. Non avevo visto il messaggio prima. Dunque, vediamo un po' chi sconfina prima. Siamo arrivati, aspetta che mi sono perso il filo qua. Dunque, a 6, ok. Donna E2. Quindi attacco qua, però diciamo ancora abbastanza stabile. H6, ecco qui ha finito l'ippopotamo. Ecco, in questa partita lui l'ha completato con tutto. Cavallo G3, ovviamente, l'ha messo lì apposta. E ecco, adesso si entra nel tema odierno, cioè nelle partite degli altri video avevamo visto mosse di questo tipo. Questo con l'attacco qua, però siccome questo pedone in questo caso è difeso da ben tre pezzi, non è fattibile questo cavallo F5. In altre partite abbiamo visto anche la spinta di questo pedone, però anche in questo caso non ha molto senso. Quindi lui cosa fa? Gioca C5. Dice, dopo le prime 10 mosse, standard, eseguo la spinta siciliana, che è un po' la il video di oggi. Cioè, il bianco non, in questo caso, mentre prima abbiamo visto che aveva preso, dice, in questo caso il bianco mantiene la tensione e fa, no, fa A4, quindi preferisce lasciare questa tensione tra questi due pedoni e fare A4. Il nero dice, non avendo meglio di niente da fare, procedo col cambio. In questo caso è lui che fa il cambio. Il bianco risponde con questo. Dice, questo è il tipico centro cui il bianco ambisce quando ha il sostegno del pedone C3, ok? Ma nulla vieta che la presa fosse stata fatta con questo cavallo qua, che riporta in una siciliana generica. Quindi lui dice che nel caso il bianco avesse preso quel cavallo, riporta la partita in una siciliana generica. Diciamo che in questo momento addirittura lo stesso computer dice che è completamente pari. Invece in partita la Zimina prende con il pedone e si trova ancora con il centro intatto. Ecco, in questo caso vedete che lui, De Santis, fa l'arrocco di una delle partite dove a questo punto, dopo la tredicesima mossa, decide di arroccare e mettere al riparo il suo re. Il bianco non ha creato la batteria contro H6, quindi come faceva di solito alfiere, donna, H6, quindi procedo con l'arrocco. Ecco, interessante quando gioca lui, perché nelle note mette anche il motivo, quindi non è un arrocco fatto a casaccio, ma dice ok, l'ho fatto perché in questo caso non c'è come in altre partite la batteria donna alfiere che punta su questo pedone. E, che dice il bianco? Con il centro semi aperto è difficile che il bianco possa effettuare l'attacco sull'ala di rete. Qui già si entrano in termini di gente che di maestri, cioè lui fa questa nota dicendo, a parte giustificando il fatto che ha fatto l'arrocco, ma anche ci mette la nota dicendo con il centro semi aperto, quindi fa un discorso più in generale, dice è difficile che il bianco possa effettuare l'attacco sull'ala di re, quindi di qua. Quindi dà anche una giustificazione oltre alla mossa, anche a livello strategico dà questa nota. Il bianco fa D2. Quindi mette il suo alfiere qui per collegare le due torri. Cosa? Hai perso?
diciamo che siamo ancora, diciamo, non siamo ancora dai, per un solo pedone che è andato a sfondare, diciamo che siamo ancora in parità, dai. E anche perché se avesse mangiato il bianco avrebbe sfondato prima. Diciamo che la vostra scommessa verteva su chi prendeva di questi due, fondamentalmente. Allora, vediamo un po'. L'alfiere l'abbiamo messo là. Siamo arrivati alla 14ª mossa, quindi alfiere di due, ok, per mettere in collegamento le torri tra di loro e comunque anche poter sfruttare questa colonna. E cavallo C6. Allora, interessante questa mossa del cavallo C6. Ma perché C6? No, che cazzo sto dicendo? Infatti, mi sembrava strano, cazzo, mi mette questa impresa del cavallo, dai. C6 questa, che lo sto combinando, minacciando questa, che comunque è difesa da questa, però c'è un doppio attacco, quindi ecco perché fa questa mossa: attacco col cavallo questo pedone, attaccando anche con l'alfiere, difeso quel pezzo. Vediamo come lo difende il bianco. Il bianco lo difende con C3, ok, fin qua diciamo siamo a posto. Dice: qui ho creato una nuova teoria con un piano centrale preso a prestito dalla difesa moderna. Ah, ecco, vedi, qui mette una nota dove, come diceva lui, che questa è una difesa di ippopotamo ancora molto da sviluppare, perché appunto, come mi diceva prima Federico, non è che nei suoi libri del 1922 l'avesse trovata, quindi diciamo una difesa che si sta sviluppando. De Santis è uno di quelli che la gioca spesso e quindi comunque ha il pallino di provare, sperimentare. E in questo caso lui dice che a questo punto ha creato nuova teoria per quanto riguarda questa apertura, dicendo che ha creato un piano centrale preso a prestito dalla difesa moderna. Vediamo un po' cos'era. Dopo il C3 lui fa E5. Praticamente E5 testa, diciamo, il centro avversario. Vediamo, il computer dice che la migliore è la spinta in D5 e infatti anche il suo avversario spinge D5. Vedete che però questa struttura assomiglia molto a quella che abbiamo visto con l'est indiana. Nel video che ho fatto con l'est indiana la struttura era questa, quindi chiusura al centro con questa struttura dall'est indiana. Lui qua va in D4, vedete? Ecco, qua inizia a entrare nel campo avversario, mettendo questo cavallo, minacciando questo, però ovviamente è in presa. Dice: i punti esclamativi servono a fissare in mente la manovra iniziata con 16 C6, 16, quindi quella prima, il fatto che lui ha spostato questa. Vediamo un po' perché. Alcuni programmi non approvano al 100%, ma io credo che il nero ottenga una comoda parità. Ovviamente il bianco non conviene. Cioè non convive bene con un cavallo su tale casa, per cui deve cambiarlo. Infatti anche il computer, vedete, lo mette come mossa più. Questa cosa l'avevamo vista anche in un altro video, che questo, però il cavallo era su questa colonna, cioè era nella francese, nella versione francese avevamo il pedone su D4 e il cavallo che andava in Scusa, il pedone in D5, il cavallo in E4, e il cambio comunque dava fastidio al bianco perché si trovava un pedone. Adam di Francoforte. Chi è Adam di Francoforte? Tu hai fatto una ricerca su Adam di Francoforte. Chi è Adam? Quello che ho detto prima. Ti ho detto io un Adam di Francoforte.
Vediamo un po'. Quindi. Ah, difesa Adam, non ho capito, no, 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 stavo dicendo, no, non, no, non ho, dovrei andare a cercarla nei miei, nel mio libro là delle aperture, ma non lo so, non ho mai sentita, non ho questa conoscenza degli scacchi da sapere tutte queste cose, cioè tanto se conosco quelle quattro difese che ho giocato, non ho una conoscenza scacchistica di questo livello. Ma fammi vedere qui dunque, diciamo che quindi riprende. Lui dice dunque, dopo questa mossa assegno un leggero vantaggio accademico al bianco perché la situazione si sbilancia e rimango pur sempre con un pedone debole da sostenere, ma l'attività della mia coppia degli alfieri mi ripaga ampiamente. Quindi, vabbè, lui cattura. Questa è l'ippopotamo, Carl Adam, fammi vedere. Non so se è vero, se scrive qualcosa qua. Ah, però non è scacchi. Ma non è scacchi, diciamo, il modo di giocare, tu dici? Ah, no, non ho capito cosa intendi, cioè non è scacchi che cosa? L'apertura? No, adesso mi avete incuriosito su questa cosa. Ah, la dia. Vabbè, aspetta, fammi finire di fare questa cosa qua, poi vado a cercarmi cos'è questa difesa Adam, mi avete incuriosito. Fammi vedere qua come finisce. Ah, vediamo un po', adesso fammi finire di fare questo video, dunque. Dunque, 4. Donna D1, il bianco inizia un piano di accerchiamento. Il mio pedone, io gioco alfiere E5 qua, ok. Una delle tante possibilità, l'idea è che in caso di presa del mio alfiere, questa presa risolve il mio problema di difendere il pedone. In realtà è imprecisa, ma il terreno sconosciuto dovevamo fare affidamento su calcolo e valutazione generale. Ah, ok. Quindi vabbè, poi la partita, diciamo, va avanti. Va avanti e dice C1, C8, questa per. Qui addirittura non prende di donna ma prende di alfiere per spostarlo di qua. I due. E donna F6 per difendere il pedone D4 dal doppio attacco. Ok. Vabbè, poi la partita va avanti, alla fine alla 42esima, alla fine vince addirittura il nero, in questo caso. Vabbè, visto che la partita va avanti, niente, io invece torniamo al motivo per cui l'ho fatto vedere, che era la trasposizione del centro del ippopotamo con il centro siciliano che è avvenuto dopo questa spinta, quindi spinta C5, in questo caso non è stato catturato, ha catturato il nero, cambio di pedoni, centro,
arrocco e cavallo. Cavallo là, no, c'è il cavallo là. Ah, è rimasta memorizzata quella mossa là. Cavallo qua, con l'attacco su questo. Doppia difesa, spinta in questo caso di E5, spinta di 5, cavallo di 4, presa, presa. Vabbè, poi è partita avanti, pratica. Ok, penso che con l'ippo di oggi mi sa che è abbastanza. No, invece mi avete fatto venire in mente, vediamo un po' questa difesa Adam. Difesa Adam, scacchi, vediamo se trovo qualche scacchi, vediamo se c'è qualcosa, visto che mi avete portato sulla... infatti non è... difesa, difesa. Milano città Adam. Infatti qua non è Adam, scacchi. Quindi mi avete detto che è Adam, Carl Adam. Buonanotte. Ah, la silenziosa difesa di Carl Adam. Ah, questo qua. Ma non, sì, effettivamente, come dicevo, non c'entrava niente con gli scacchi, eh? Ma il dottor Milani ci vede 312. No, perché infatti... Bah, vabbè, poi ditevi... Adams, ma potrebbe essere Adams effettivamente, sì, già Adams. Ma io vediamo un po', dice de Adams, partite commentate Adams. Ah no, questo è un YouTube, non c'entra un Come tubo. far rivivere i... Sì, tu c'entra un tubo. Vabbè, quando avete, se avete qualcosa, perché io qua non... Ah, Adam è quello dell'ippopotamo, infatti vedo che da Wikipedia mi esce fuori che è l'ippopotamo effettivamente. Vediamo un po'. Michael Adams. Vediamo un po', Michael. Scacchista, Michael Adams, vediamo un po'. Vabbè, Michael Adams dice che comunque è del 1971, quindi non credo che abbia inventato lui, non credo che sia lui quello che ha inventato l'ippopotamo. No, voglio capire, perché allora, visto che mi avete incuriosito su questa cosa della storia dell'ippopotamo, io qua andiamo nel libro qua, cosa lui cita.
Qua dice che nel 1851 fa vedere una partita di Amstrad dove dice: se inizialmente qualcuno aveva una vaga idea di rallentare il gioco, ecco che all'improvviso nacquero i veri pionieri della nostra difesa. E fa vedere una partita dove più o meno si fa un ippopotamo. Vediamo un po', se ci sono altre cose. No, poi arriva negli anni 60, non sono una... non lo so, non voi sono al vostro livello se non sotto su queste cose. Io non è che poi alla fine sono andato a interessarmi molto. Allora, qua dice che Wittelski, Maximilian Wittelski, può essere considerato lo sviluppatore dell'ippopotamo, cioè colui che, provando e riprovando, ha convogliato in esso le tematiche e strategie che oggi sono note. Quindi lui dà, vabbè, poi c'è Spassky che ha giocato parecchie volte l'ippopotamo, addirittura il campionato del mondo a Mosca nel 66. Quindi potrebbe essere un po'. Wittelski. Vediamo un po'. System. Ah, ecco, comunque qua, diciamo anche su Wikipedia, dice che il nome di questo giocatore, quindi Maximilian Wittelski, è comunque assimilato all'apertura dell'ippopotamo. Dice, viene chiamato e fu l'eroe dell'ippopotamo ed è un giocatore slovacco, ungherese, vediamo un po', master teoricamente ungherese, di origine ungherese, ma è slovacco. Quindi diciamo che questo qua nel 69 potrebbe essere quello che scrive sul libro, diciamo che questo giocatore è quel primo che diciamo, ha provato e riprovato. Ovviamente prima di lui altra gente ci ha provato, comunque si è sempre più avvicinata a questo tipo di apertura. Comunque secondo lui, o comunque anche quello che leggo su Wikipedia, diciamo questo potrebbe essere prima di Spassky quello che l'ha sviluppato di più. Invece Spassky l'ha un po' sdoganato perché durante un campionato del mondo contro Petrosian l'ha giocata addirittura 2 volte dove ha pattato. Infatti poi fa vedere le 2 partite che ha giocato nel campionato del mondo. Ah, ecco, dice dopo il mondiale del 66 a Mosca, dopo la partita di Spassky contro Petrosian, dice dopo l'adozione in un'occasione così importante, il setup ricevette ufficialmente il nome di ippopotamo e da allora ha conquistato spazio nella teoria delle aperture. Da un lato ha attirato giocatori originali interessati alle possibilità del nero, dall'altro ha obbligato anche i sostenitori del bianco a studiarlo decentemente. Può anche essere, ma io adesso qua leggo quello che questa cosa qui, la sto leggendo da sto libro, poi io sinceramente non so, non saprei dirti. Vabbè,
al torneo di Londra, tu dici, poi sono le 22, per il torneo di Londra, vediamo un po' se c'è qualcuno qua. Però io di Adam qua non ne vedo, perché nel 22 c'è stato il torneo. C'è un po' di confusione, non so, non, vabbè. Alla fine comunque quello che conta è le mosse che si fanno, poi sai, giustamente la storia serve, però alla fine chi abbia iniziato e come, c'è un po' che porta alla fine. L'importante è invece capire scacchi nel 22, non vedo, nel 22 torna di Londra qua, probabilmente era una cosa che non lo so ragazzi, cioè vabbè, vedetevela un po' tra di voi su questa cosa. Vabbè, tu, forse perché tu l'hai visto sul libro che hai ereditato, che hai comprato nel 1900, però magari là c'è scritto qualcosa. Io vabbè, qua non trovo nulla, poi vediamo su altre cose. Vabbè, io direi che per quanto riguarda l'argomento, c'è la variante N9, 10, 11, 12. Sì, diciamo che io da quello che mi scrive il libro qua, però poi non so cosa dire, non ho le competenze di storia degli scacchi per sapere che cosa, quale sia la verità, sinceramente. Perché non saprei come, no, qua nel scacchi nel 22 c'era stato il torneo sul trono di Londra, quindi non lo so, non so che dire. Questo Adam, che poi questo Adam, da quello che ho capito io, non è manco uno scacchista, è uno che analizzava, forse, non so. Perché già mi ha detto questo libro di Milani, Don Milani, il signor Milani, il dottor Luigi Milani. Quindi, vediamo un po', dottor Luigi Milani. Scacchi. Già. Ah, ok. Was an Italian chess player. Già abbiamo un primo step, e deve aver scritto questi libri nel 22, il libro degli scacchi, il gioco degli scacchi del 54. Tu quale hai? Sì, l'ho trovato, ma tu che quale hai di questi libri qua che ha scritto lui? Perché lui ne ha scritto più di uno. Cioè dei due, vediamo cosa ha scritto qua. Sono 54, 54. Ah, vediamo un po', andiamo su Wikipedia, facciamo prima, vediamo se tra quello che scrive. Ah, Federazione Italiana. Ah, è stato presidente della Federazione Scacchistica Italiana. Ah, quello del 54? Sì, quello ho visto che c'è. Stavo vedendo quello del 22. Ah, eccole qua, dunque. Collaborò alla stesura della terza edizione manuale degli scacchi di Amerigo Seghieri e Emilio Orsini. Nel 1905 rielaborò per intero quest'opera, che divenne da allora nota con il suo nome. Successivamente uscirono altre due edizioni rivendute nel 22 e 35. Perfetto, quindi manuale degli scacchi di
Migliani. Ah, Migliani. Scacchi di Migliani. Ok, vediamo un po'. Quindi in teoria è questo qua che tu hai. Potrebbe essere questo qua, il gioco di scacchi, forse questo del... Vediamo un po' se questo qui è del... Ingegnere, quinta edizione rifatta. Questo invece... Forse questo è quello... Non so se lui ha fatto variante o ha studiato. Dice sì, dice, aspetta, lui Federico dice che ha fatto variante 9, 10, 11, 12. Se troviamo qualcosa, no, col PDF non troviamo niente. No, manuale scacchi, manuale scacchi non è questo. No, allora Migliani. Se così lo troviamo. No, questo qua non c'entra niente, non mi sembra che sia il suo. Biblioteca, non c'entra niente. Migliani, gioco degli scacchi, dedica dell'autore. No. Allora, vedere se c'era qualche pezzo di PDF in giro. Ma non gli scacchi download, non la vediamo, sì, ma mi sa che non me lo fa vedere questo. No, non c'entra niente questo. Capablanca. No, ma che, perché sennò io quello è uno di Capablanca che non c'entra in tubo quello. E un po'. Ah, forse è questo qui. Disponibile su ordinazione, vabbè, no, però non. Vabbè, questo Federica ce lo dovrei spiegare te, perché qui più di tanto non si... Abbiamo capito che il libro dovrebbe essere questo, però quello che... Perché praticamente Migliani cita nel suo libro tale Adam che giocava questo, da quello che ho capito. Vabbè, non, poi ci farei sapere com'è la situazione, chi è questo Adam, se era un teorico degli scacchi pure lui. Ok, ma forse quello datato gennaio lo devo rivedere. Ah, ok, vabbè, poi mi farei sapere com'è andata a finire. Comunque, ufficialmente, sul libro che ho io dell'ippopotamo di De Santis, lui mette... il tizio che quasi impronunciabile, a parte Spassky, ma prima di Spassky c'era quest'altro maestro cieco
slovacco, ungherese, comunque della zona dell'est, che ha sdoganato un po' l'ippopotamo, e vediamo un po' perché se non mi ricordo più, con il nome talmente strano che faccio fatica pure a tenermelo in mente. Cavolo era il maestro, che maestro era? Ah, eccolo qua. Ah sì, beh, più di 100 anni. Diciamo che è una. È un po' una teoria. Ah, ecco, Witelski. Quindi Witelski è la. Lui considera come lo sviluppatore dell'ippopotamo, che è un cecoslovacco degli anni 60, che comunque ha preso in mano partite già giocate prima, vabbè, indipendentemente da questo, comunque da quello che si è capito è una difesa abbastanza recente, non ancora completamente sviluppata, che poi tra l'altro non è detto che uno riesca a giocarla sempre in ogni partita. Va bene ragazzi, io devo staccare, mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere con voi, allora, cercare, abbiamo imparato che c'è il libro di cent'anni, che ha 100 anni di, Ulia, sì, di Miliani, che abbiamo questo fantomatico dottor Adam che ha studiato già l'ippopotamo con una variante, e poi Federico mi dirà qual è la variante che ha studiato il dottor Adam. Per oggi ho fatto vedere la oggi ho fatto vedere la trasposizione nel centro siciliano. Vediamo un po' la prossimo video, cosa ci riserva il menu del 2.0. Vediamo un po' il prossimo capitolo, il prossimo argomento che adesso farò stasera o domani, vediamo un po' come gira, che perché poi da giovedì me ne vado, quindi chiuderò diciamo per un po' di giorni lo streaming. Niente, dice da centro classico a colonna e aperta, ecco, lui affronterà l'argomento quando in caso di che ne so, tipo spinta spinta e spinta, rimane la colonna e aperta. Farà vedere dunque, dice, le strutture con una colonna centrale non sono tipiche nell'ippopotamo in quanto richiedono la collaborazione di entrambi i giocatori. Uno spinge, l'altro cambia o aspetta di farsi cambiare. Evidentemente, se entrambi si diringono in tale direzione, vuol dire che reputano vantaggiosa per se stessi la situazione e qualcuno sbaglia o è il minore dei mali. In generale il bianco è più preparato del nero all'apertura del centro, perciò il nero lo concede solo quando gli conviene, a maggior ragione nel caso della sensibile colonna E, da cui potrebbero materializzarsi pericoli per ovviamente il rene 8 che non ha ancora arroccato. Quindi il prossimo video, il prossimo argomento è su quello. E beh, ovvio, se c'ha 100 anni, secondo me. Se è una ristampa un discorso, ma se è veramente il libro di 100 anni, secondo me non ti conviene neanche aprirlo, lascialo impacchettato e tenilo come oggetto variato, e sarei vecchio che avrei bisogno di soldi, lo venderei come cimelio antico, insomma. E appunto, cioè, 100 anni, figurati. Anzi, già tanto che è arrivato un tonso a te, che lo puoi ancora aprire, perché insomma carta è carta. Tu vedi quando vai, vedi certi video che vanno in biblioteca e guardano i cose antiche, vanno con i guanti e con la temperatura giusta, eccetera, eccetera. Quindi mi sa che lo devi tenere con riguardo, soprattutto se è originale del 22 e non è una ristampa, insomma. Bene, vi saluto, vi auguro buona giornata e ci
ci vediamo, diciamo, al prossimo stream, che ho detto che riguarderà la colonna aperta. Saluto a Federico e anche a Gino e ci vediamo. Ciao ciao, buona giornata.